Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi prepariamo delle gustose zucchine sott'olio. La ricetta è facilissima, anche se i tempi di attesa sono un po' lunghi, ma vi posso assicurare, ne vale la pena. Ok, ci siamo. Per preparare le zucchine sott'olio, io utilizzo zucchine romanesche, queste sono le zucchine dell'orto, però vanno benissimo anche quelle comprate, oppure in alternativa la famosa zucchina nera, quella Milano. E adesso le andiamo a tagliare in listarelle. Se vedete che c'è parecchia parte bianca, l'andate a eliminare. Ed ecco qua, questa è la grandezza. Adesso portiamo sul fuoco una pentola capiente e mettiamo dentro pari peso di vino e aceto e andiamo a salare il tutto con sale grosso, all'incirca 12 g di sale grosso per litro di liquido. Una volta che l'aceto e il vino raggiungono il bollore, le immergiamo. Adesso le coprite e aspettate che riprendano il bollore. Ecco fatto, come vedete ha ripreso il bollore. E adesso le facciamo cuocere per almeno 4, 5, anche 6 minuti. Ovviamente questo dipende dalla consistenza, dalla grandezza, dalla freschezza delle zucchine. Comunque l'importante è che le assaggiate e quando sentite che sono quasi cotte, quindi diciamo al dente, le scolate. Una volta scolate, con molta pazienza, le andate a mettere sopra al tavolo dove sotto avete messo una bella tovaglia. Una volta sistemate, le coprite sempre o con la tovaglia o con dei canavacci. E dopo averle ben coperte, le lasciate scolare e asciugare per almeno 24 ore, ma anche 48. Questo dipende molto dalla temperatura, se state facendo questo passaggio dentro casa, all'aperto. Quindi le dovete un po' controllare. Comunque, minimo 24 ore devono stare. Le zucchine sono pronte, nel mio caso ci sono volute 36 ore, ma appunto ribadisco il concetto, dipende dalla temperatura. Come vedete però sono ben asciutte, quindi adesso le possiamo invasare. Prima di procedere dobbiamo sterilizzare per bene i barattoli. Io uso dei classici barattoli in vetro con il tappo a vite. Li immergiamo completamente in una pentola piena di acqua e li facciamo bollire per almeno 30 minuti. Quindi li scoliamo, mettiamo a testa in giù. Li lasciamo per un'oretta, dopodiché li andiamo a asciugare con un panno pulito o con della carta assorbente. Quindi siamo pronti per invasare. Il barattolo, mi raccomando, deve essere ben asciutto, come questo qua che vedete. Mettiamo adesso le zucchine e le alterniamo da vari aromi. Io utilizzo aglio, origano, peperoncino, ma voi potete usare gli aromi che più volete. Una volta che il barattolo sarà quasi pieno, non serve arrivare proprio al bordo con le zucchine, iniziamo a mettere l'olio e ogni volta che lo mettiamo scuotiamo il barattolo, proseguendo così fino ad arrivare in superficie. Mi raccomando, continuate ad aggiungere olio fino a quando le vedete che sono completamente sommerse. Quindi chiudiamo i barattoli e le mettiamo nella classica dispensa o comunque in un luogo fresco. Si conservano anche un anno e il mio consiglio è quello di mangiarle almeno dopo un mese, così che si possano insaporire per bene.